Qualcos'altro? Vai Enrico, ti aspetto al tappo. Emo 992. Grazie per il follow. Ti aspetto, c'ho la mazza Enrico. Sono pronto solo per te. Access.com, tu ti iscrivi. Access.com, ci mandi la richiesta di amicizia. Noi accettiamo la richiesta di amicizia e giochiamo tutte le partite che vuoi. Grande Nicola, è stato un piacere. Ci aggiorniamo. Speriamo di incontrarci magari in un torneo tra un po' di tempo. In tutto questo il mio tempo sta anche scadendo, quindi se devo per forza giocare anche, quindi ci teniamo aggiornati, insomma. Mi raccomando. Continuiamo, non ci arrendiamo, non ci arrendiamo. Non ci arrendiamo. Organizzatevi, sì, organizzeremo, li dobbiamo organizzare assolutamente. Quanto prima speriamo di fare delle cose. Quando possiamo, quando ce lo consentiranno. Ah, and Giulio in tutto questo ha... Perfetto, quando lo organizziamo ci sarai, mi fa molto piacere. Comunque devo muovere e il buon Enrico mi sta mettendo in crisi, attenzione. Il tempo è tiranno. Enrico, muovi. Enrico! Mannaggia. E vabbè, diciamo ragazzi, diciamo che ho un minuto anche qua, dai. Diciamo che ho un minuto qui e... Se no mi ritiro. Buonasera Slash, da quanto tempo? Ciao Slash, da un sacco. Anche Xioyuz, pazzesco. Tasto destro sul cronometro, tasto destro. Su questo. Su questo. Questo. Su cosa? No, non ti devi scusare, Slash, se ci sono degli impegni, ragazzi, noi lo capiamo, cioè... una normalità avere impegni. È la normalità. Ho già speso 12 secondi, attenzione. Tasto adesso sul cronometro non funziona.
Bella sta mossa. Mosse concrete. Oh mio Dio! Ma come ho perso? Ragazzi, 4 minuti! Ho iniziato a 5, è un minuto! Ho vinto! Ragazzi, ho vinto! Ragazzi, perché è 4 minuti, però ci saranno dei decimi di secondo, perché altrimenti scalava a meno, capito? Pedrito! E che cacchio, cioè, ci sono dei decimi di secondo, ragazzi. Wow, bellissimo, raga, mamma mia. Wow, mi sono gasato. Ok, questa è veramente una vittoria da follemente scacchista. Mamma mia, assurdo. Bella partita. È stata veramente difficile. Ho rischiato di perdere perché ha giocato veramente bene. Ha veramente giocato bene qua. Cioè, veramente ha giocato delle mosse che veramente ti facevano pensare. Perché, cioè, ha giocato a un certo punto delle mosse veramente importanti. Cioè, qui per esempio si è inventato Regi 2. Torre 4, secondo me delle belle mosse. Horcrux, hai giocato bene secondo me. Poi c'è stato il blunder, però, che diciamo qui ci può stare, non è facile da calcolare, questo è un errore, però al primo impatto non è facile da trovare, poi il resto è questione di tempo e sono stato veloce a quanto pare alla fine. Poi qui c'è stato il blunder, forse il blunder è questo qui, quello più grave,
perché comunque c'è scacco e si catturava la torre, però per il resto non è stata una brutta partita. Bella, bella partita, bella partita. Queste challenge, ragazzi, sono interessanti, queste challenge. Veramente, veramente, mamma mia. Mamma mia. Che Silvio? Silvius! Silvoman! Cioè, si deve giocare veramente così. Mamma mia. Mettiamoci pressione. Si capiterà da solo a questo punto. Guardate che affiere che te. Mamma mia. Eh sì. Ma mi sembra giusto. Non mi sembra tutto giusto quello che fai. Fino a quando è perdente è sempre giusto. L'ha fatto in pre-move. Torre C1 in pre-move. Spiritoso. Spiritoso. Eccolo là. Comunque è bello che, cioè, guardate, cioè, dovete guardare, no? Cioè, lui è arrivato qui, no? Posizione bellissima per il bianco, essenzialmente. Poi, tipo, com'è possibile che il bianco riesca a trasformare da questa posizione arrivata a questa? Che in cui io ho tre pezzi pesanti lungo la stessa traversa. Cioè, una roba proprio, mamma mia. Una combo questa qua degna del migliore dei gladiatori. Mamma mia, che botta in fronte proprio. Mamma mia. Cioè, giriamola. Facciamola rivedere al contrario. Un dolore proprio per la vista. Mamma mia. Aiuto. Scacco re F8, questa era l'idea. Re H8 un errore, eh. Che c'è questa ed è il bianco che infinocchia il nero. Però basta giocare re F8 e i problemi non ci sono più. Guardate che cannonata, guarda. Guardate che cannonata. Uno, due. Che poi sono state tre mosse di fila, sinceramente. Una, due e tre. Bam. Ogni tanto tipo beccato giocatori che hanno magari pure 1000 punti, però fare delle cose bellissime. Maestro internazionale statunitense. Ovviamente noi giochiamo robe per confondere le idee, altrimenti che sfizio ci sarebbe a giocare a scacchi. Maestro internazionale a 2280 punti. Fa sandbagging questo praticamente, gioca a scacchi giusto per così, a sfizio. Silvio, volevo informarti che sono a un quinto di pizza. Benissimo, se continui su questa strada la finisci tutta quanta. Fai 5 su 5, ti fai la pancia piena. Infatti questa mossa non l'ho vista, mi sa. No, poi c'è cavallo C5, credo, no? Ok, donna C7 non la possiamo fare. Facciamo cavallo C6, va? Voglio un attimo capire il signorino che vuole fare con questa posizione. Se vuole attaccare, vuole difendere, che cacchio vuole fare? Noi diciamo che nel frattempo liberiamo. Poi donna C7 forse fa alfiere F4. Però va bene lo stesso perché abbiamo cavallo E6 in quel caso, quindi fai alfiere F4 se ti va. Noi possiamo anche prendere di pedone qui, così. E abbiamo sempre alfiere G7, quindi che poi alla fine il concetto è che io alfiere G7 la farò comunque, quindi qual è il problema? Cioè nel senso, la faccio lo stesso. A posto, cavallo E6 te la faccio. Tanto non è che ho altre mosse, che sono minacce E6, quindi devo fare cavallo E6. Poi faccio alfiere G7, li catturo. Chiaro, no? Poi faccio il rocco lungo.
Che ci sta di sbagliato in tutto questo? Di Dupress, Dupress. E che è sta mossa? File 3, torno indietro. Non ti piace? Vuoi fare F4? Va bene. Vuoi fare F4 e F5. Azz. Bella variante questa. Bella, bella variante. Se faccio alfiere per, giochi donna per G6. E poi mi fai torre per, poi fai lì. Sai che linea che... Sono costretto a giocare donna per E5. E dovrei salvarmi. Perché su scacco ho re di 8. Con fuga. Poi ho Rc7 e l'alfiere difende la torre. Incredibile. Incredibile. Questa non può essere sbagliata, la dobbiamo fare, credo, prima o poi. Non credo possa essere sbagliata come mossa. Abbiamo poi la batteria lungo la diagonale, quindi... Non dovrebbe essere male. Il cavallo non, infatti non è che si può spostare molto velocemente. Abbiamo più tempo. Che abbiamo poi? Non lo so. Non abbiamo nient'altro, abbiamo solo il tempo in realtà. Torre F8 pure. Ok, vuole fare F4, ma non la può fare, quindi. Ok, se fa questa possiamo sacrificare forse. Fira H3 pure. Non è male. Ok, portiamo l'alfiere in F6. Così chiudiamo un po' lo spazio di manovra. Ok, re B7 pure sembra avere senso. Arrivare a questo punto. Tutto abbastanza sensato, quella è la cosa bella. Portiamo la donna qui. Il concetto è magari attaccare in... Ok. Ok, questo è un pezzo però. E andiamo! Vai! Addio maestro internazionale, regola seconda. Di prepotenza. Siamo portati a casa un altro risultato. Addio maestro internazionale statunitense. I polletti statunitensi. Anche maestri internazionali mettono i pezzi in presa. Anche i maestri internazionali. La rivediamo per voi. Il polletto statunitense, maestro internazionale, non vuole la rivincita, non l'accetta, almeno ce la sto proponendo, ma non vuole. A quanto pare è un polletto perché si è persa la tattica in F5, appunto guadagna. Il pezzo. Vabbè. Morale della favola. Partita persa. In realtà non stava tanto male. Era riuscito a crearmi qualche problema qui in H7. È bello questo tatticismo. C'è il controtatticismo qui, quindi io guadagniamo un pedone, poi lui guadagna un altro pedone. Di certo qui il bianco ha un pedone di vantaggio, no? C'è il problema che però comunque questi due pezzi puntano molto forte sull'arrocco nemico. L'alfiere in F1 comunque non sta ancora giocando, la donna in G6, sì è vero, sta lì però non ha fatto ancora molto, quindi c'è ancora gioco per il nero in questa posizione. E niente, la torre comunque si può attivare facilmente. Non credo che le mie possibilità qui sono inferiori, quindi poi dopo niente, si è iniziato un po' a perdere delle cose, il tempo poi non è stato tanto a favore e poi il polletto è cascato e quindi niente ragazzi, vittoria con maestro internazionale, bella partita. Ma tu sei candidato a maestro? No, io sono, non sono neanche candidato, non sono maestro ovviamente, quindi figurati, però sono
quasi 2000 punti ero. E sì, questo. Perché ha preso di pedone l'alfiere e non di regina? Ecco, questa è un'altra bella domanda, a cui rispondo subito. Se prendesse di donna, il concetto è lo stesso, perché si può catturare, poi si può catturare qui, e comunque si perde. Così, si perde lo stesso un pezzo. L'unica cosa che poteva fare probabilmente era questa. Quindi, in qualche modo, anche il mio alfiere ora è in presa e io se catturo qui, lui non perde il pezzo. Era l'unica cosa che poteva fare, probabilmente. Alfiere per E6. Ora qui posso fare il brillante e giocare, per esempio, mosse tipo donna B4, per esempio. E lui potrebbe fare il brillante a sua volta giocando alfiere B3, per esempio. E io devo spostare l'alfiere indietro. E niente, semplicemente il gioco qui il bianco sta meglio. Perché ha un pedone stabile in più che e la posizione si è chiarita. Certo, io posso ancora provare a fare mosse strane, tipo per forzare, ma non credo che siano sufficienti. Qui non è buono secondo me fare queste cose. A parte che tocca al bianco qui, quindi può anche iniziare per esempio giocando mossa tipo A3, mossa semplice. E poi mettere pressione con alfiere D5 quando la donna si sposta. Niente, vabbè, il polletto è cascato nel trucchetto silvesco e niente, questa. Un'altra partitella e poi vi abbandono, che ovviamente dato che è l'ultima partita della serata, la perderò perché è tradizione. Vai a Rocco. Eccolo! Lo sapevo che ci cascava! Lo sapevo che cascava nella pollata! Mamma mia, che polli! Che polli! Mamma mia, che polli! Io lo sapevo che ci cascava nella pollata! Lo sapevo! Lo sapevo! Tipico! Tipico! Il pollo americano, ragazzi! Il più bel chicken di tutti i tempi! Mamma mia, guardate che donna! E ora si minaccia anche a finire H6. Mamma mia, ragazzi, champagne, champagne. Sleepy 69. Champagne. Champagne. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, io vi lascio così, ragazzi, vi lascio con questa perla. Perché purtroppo è l'unico modo per giocare a scacchi e divertirsi, quindi quale cosa migliore se non pollare i polli americani, i chicken americani? Meglio di così, non si può. Guardate qua, che spettacolo! Guardate questa donna in G6, mi sembra la donna di Dubov. La regina in G6 prende parte così, sa che si prende un pedone, non si può ricatturare perché l'alfiere sta lì. E tutta l'apertura che è stata giocata, l'ho giocata a istinto. Ho detto, sai che vi dico? Lo faccio H4, dato che si è indebolita la struttura. Il polletto prima o poi arroccherà corto. E quindi io ho detto, mo ci porto l'alfiere in C4 e la donna in D3. Così quando poi arroccherà, io sparo E5 e la donna attaccherà in G6 e ci sta il tatticismo. E così è stato. E così è stato il polletto. Bam! Si è preso donna per G6 in faccia. E vabbè, dopodiché, in realtà qua potevo anche già giocare alfiere H6. E vinciamo direttamente la partita. Però niente, era più bella farla dopo. Perché comunque cosa c'è di meglio che giocare così? Vabbè, ragazzi, la minaccia è ora evidente, matto, e buonanotte a tutti. Ragazzi, io dopo questa partita vi lascio e torno ad allenarmi, non a scacchi, ma a fare i muscoli perché serve anche quello. Ragazzi, è stato un piacere. Ragazzi, ci vediamo. Quando ci vediamo, non lo so, prossimamente. Forse tra 2 giorni, 3. È stato un piacere.
Diffondete sempre il verbo dei fallimenti scacchisti. A presto, ragazzi. Buona serata.